Salve a tutti affezionati al canale Earthlive 2.0. In altre occasioni ho parlato del simbolismo dell'Economist. Ricordiamo che la rivista Economist è direttamente correlata all'elite mondiale. È in parte di proprietà della famiglia di banchieri Rothschild inglesi e del suo redattore capo John Michael White, il quale ha partecipato più volte alla conferenza Bilderberg, la riunione segreta in cui le figure più potenti del mondo, dal mondo della politica, della finanza aziendale e dei media, discutono di politiche globali. Il risultato di questi incontri è totalmente segreto. È quindi giusto dire che chi lavora al The Economist sa cose che la maggior parte di noi ignora. Per questo motivo, la previsione della copertina che di seguito vi farò vedere è piuttosto sconcertante. L'ultima copertina della rivista dell'Economist, che è stata pubblicata di recente, nasconde molto simbolismo che potrebbe forse accadere nel Regno Unito. È un preludio a ciò che accadrà in Europa forse quest'inverno? La copertina della rivista Economist è stata pubblicata giovedì scorso, in cui ci mostra il nuovo premier britannico Liz Truss, pronta ad aggiustare la Gran Bretagna. Ma guardando le immagini dell'Economist sembra abbastanza inquietante, mostrandoci un futuro cupo. Il primo ministro inglese, soprannominata la seconda Lady di Ferro, si presenta in questa copertina con una serie di immagini con molti simbolismi. Questi simboli attirano molta attenzione e suppone che tutte queste immagini siano legate a ciò che accadrà in Europa in inverno. La crisi energetica, il caos che si scatenerà e forse alla fine di quest'anno o all'inizio del 2023. Per cominciare, l'immagine che ha attirato la mia attenzione è l'immagine della Luna. Perché la Luna? La Luna rappresenta l'occulto, la notte, l'oscurità, i nemici occulti. Ma c'è dell'altro, soprattutto in relazione alla Luna piena, all'eclissi di qualche evento importante. Facendo una piccola ricerca, ho trovato questa carta degli Illuminati, che è piuttosto interessante, intitolata La Luna piena, dove possiamo vedere un uomo che vede la luna piena, ma il suo viso è sfigurato, dove una bava esce dalla sua bocca, come se avesse qualcosa. Succede qualcosa con la luna, un comportamento umano abbastanza curioso. Su questa carta degli Illuminati si ritrae quest'uomo come se avesse rabbia. Qualcosa di interessante è quello che è scritto nella carta, dove tradotto dice il seguente: metti un segnalino d'azione in ciascuno dei tuoi gruppi di fanatici, che ne abbiano uno o meno, e in qualsiasi altro gruppo di fanatici in gioco che possono beneficiare. Questa carta può essere giocata in qualsiasi momento richiede un'opzione dai loro illuminati. Questa carta non va a beneficio dei gruppi che subiscono alcun effetto che impedisca loro di ottenere un'azione. La carta dice che gruppi di fanatici anarchici causano il caos e questi gruppi di fanatici anarchici che scatenano il caos servono per imporre l'ordine, la legge dell'ordine del caos. L'elite crea il caos e quindi devono stabilire l'ordine. E tutto ha un senso in relazione alla luna piena e a questa carta degli Illuminati. La luna piena altera il comportamento delle persone, a volte scatena rabbia per provocare il caos, violenza. Questo è ciò che vuol significare la luna piena. La luna colpisce il comportamento delle persone, le emozioni, così come altera le maree e gli oceani, altera anche le menti delle persone. Ecco perché la Luna è un satellite artificiale molto interessante, che direi ha un potere molto speciale, dove vi è nascosto qualcosa. Ricordiamoci a tal proposito che la NASA ultimamente ha annullato la missione Artemis sulla Luna. C'è qualcosa che vogliono nasconderci? Ma proseguiamo con la prossima immagine. Un'altra cosa che colpisce è l'ospedale Hospital St. Thomas di Londra, che in qualche parte della sua struttura è completamente danneggiato, apparendo come se ci fosse stata un'esplosione con un incendio. Le barelle sono fuori per strada, sta per succedere qualcosa nel suddetto ospedale. Guardate le torri elettriche, una di loro è crollata. Questo potrebbe indicare blackout elettrici, attacchi di sabotaggio. Cosa sta per accadere nel sistema energetico del Regno Unito?
potrebbe scatenarsi una crisi energetica, qualche attacco, qualche evento che provoca blackout. Qualcosa, secondo queste immagini, sta per accadere. Passando a un'altra immagine che cattura la mia attenzione è questa. Sembra che per le strade vi è il caos, che si scatenerà dopo quello che sta per accadere o che è successo, come una crisi energetica o scarsità di rifornimenti. Vediamo un'auto della polizia in fiamme, il che significa anarchia. Qualcuno con un carrello della spesa che scappa. Questo potrebbe rappresentare il saccheggio, una carenza di prodotti. E in alto vediamo tre persone accanto a un bidone con un fuoco che si sta scaldando, che indica l'inverno. Quindi lo scenario che vediamo nel Regno Unito colpirà sia la Gran Bretagna che l'Europa intera in inverno. La cosa più curiosa e inquietante è che c'è una gabbia dove c'è una persona rinchiusa. Ma anche i cani non sembrano animali normali. Io li paragonerei ai cani robot per la sorveglianza. Tutte queste immagini sono abbastanza strane e cupe e sono molto interessanti da analizzare. Vediamo questa crepa che rappresenta simbolicamente la divisione, una frattura. Potrebbe succedere qualche disastro, chissà. Poi vediamo un'ambulanza affondare nel terreno, che indica che il sistema sanitario del Regno Unito potrebbe crollare o cadere. Un'altra immagine che colpisce è il Parlamento britannico, chiamato il Palazzo di Westminster, il palazzo dove si trova curiosamente il famoso Big Ben. La crepa passa sotto il Parlamento britannico, provocando un incendio. La crepa può rappresentare la frattura nelle divisioni politiche del governo, qualcosa che potrebbe accadere politicamente durante il governo. Concludiamo con questa immagine, quello che sembra essere un contenitore di spazzatura. Questa immagine potrebbe significare una crisi sanitaria, la paralisi dei rifiuti, sciopero nel paese. Ci sono molte cose su cui si può speculare su questa immagine, ma ciò che attira la mia attenzione è che se ci avviciniamo a questa immagine si nasconde in modo sinistro quello che sembrano due teschi. Qualcosa si nasconde in questa copertina. Se voi vedete qualche simbolismo strano su questa copertina e volete dargli dei significati, lasciateli sui commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.